Settembre dell'anno 1499 era Maleato a Settimo. All'improvviso in giunti soldati a cavallo a piedi, giunti chiappati come fututuno. Sintuto stubacheno i miei soldati fuggendo subito, dove ero io. E quando che mi vidino tra i soldati il commissario di Firenze che ce li ha portati, senza dici docia avuto, incominciò una tonfè con le spade e coi pugnali. E ne concetto mele in buon pochi che fuggino. E io maltrovetti libro. Tribolette in buon poco per piame, che ero mezzo morto, e po' di salvame con pochini di miei soldati, che saranno state le due notte su sta città di Pisa. Ne qui mi trattonno come si l'essi salvata, e me lo vonno bene. E mio fratello Paolo invece il chiapponno prigioniero a Cascina, e se il chiamettono a tradimento i commissari della signoria. Il portonno a Firenze ci giunso che saranno state le tre di notte. Incominciettono subito a fargli le domande intanto gli veneano e durettono finenta mezzogiorno. Ma è trovare un pulito, perché noi altri vitelli siamo gente d'onore. Bisogno però che qualcheduno la scontiasse di essere via di Pisa ed hai speso tutti i quadrini per questa spedizione e non hai combinato niente. E allora l'ha preso un cullù. Dal primo d'ottobre, durandanti mezzanotte, in tutto il palazzo, in tutto un balco fatto apposta, mi fece ontare la testa davanti a tutti. E pur lo stracinonno per le strade di Firenze. E la sua testa la porta a uno che gli gira dietro. Amantissimo, e maggiormente dando salute, eccetera. In questo punto ho ricevuto una vostra la quale a me molto grata quanto all'essere quest'anno. Le altre cose ci raccomanderemo a Gesù e alla sua madre. Speriamo si libererà di questo pericolo come dell'altro. Per darvi notizie delle cose di qui, vi avviso in prima la morte di Messer Benedetto Benedetti essere seguita per le mani di Bartolomeo degli Orlandi a piedi della scala del palazzo con grande furore. Benché credo non abbiate avuto altre note. E come il popolo tutto si miserà in armi con grande furore. Mai vedete quanto presto fu tutto il popolo in piazza. E fu un grande miracolo di Nostra Donna, non essendoci accaduto altra morte. E tutto fu per il fatto di questo signore, come credo non abbiate notizia. Sarebbe lungo a parlare di questo. Basta che sia chiesata la cosa e tutti siamo uno animo e una volontà. Qui si fece consiglio generale d'Orlando. E ogni uomo disse il fare suo. Benché qualcuno dei signori cominciò a dipingere l'inferno e non fu seguitato il suo parlare. Per lo meglio tacitò. Pure, tutta volta, s'attese a acquistare qualche anima che era cattivo e dubitai che non si facesse qualche male. Il Dio scelto. E tutto il popolo, preso per partito, volerci morire avanti che andare nelle mani dei francesi, e quali sono pagati da fiorentini, che siamo certi che andremo nelle loro mani. E di subito si vinse che ciascheduno pagasse l'imposta che gli era messa, e chi non pagava che il popolo gli andasse a votare la casa o pigliare lui in persona, e trattarlo come nemico del popolo e attendosi a fare denari. Chi non dà denari dà tante robe, e ogni uomo volentieri, e i contadini più volentieri che mai, non crederete, e attendosi a fare mille buoni provvigionati. Stamattina sono venute le donne a proferire denari e tante robe per 100 provvigionati. E se mai vedeste leoni, non più gagliardi di queste donne. Ogni giorno ne più di 1000 a ripari, che se vedessi quello hanno fatto vi meravigliereste, e fanno continue. E noi tutta volta a spacciare in terra le case d'intorno alla città. Ser Girolamo, mai non considereste quanto siamo d'accordo a aspettarvi volentieri, perché stimiamo questa volta, con l'aiuto di Nostra Donna, avere tale vittoria che per tutto il mondo saranno nominate le forze di una povera città come questa. Il Dio ci aiuti. Siamo tutti bene disposti del corpo e dell'anima, e con questo speriamo l'aiuto dell'Avvocata Nostra Vergine Maria. Qui è venuta una buona brigata d'uomini da bene, e tutta volta mandano per svegliarci, e molti nostri giovani pisani che erano fuori sono tornati. E Alfonso del Mutolo e Biancone
con molti buoni uomini. E tutti i soldati del popolo ogni dì siamo a disfare case e a fortificare la terra con tanto amore insieme quanto sia possibile. Egli è già in questa terra circa 400 buoni uomini forestieri e tutto il giorno ne comparisce di nuovo, perché qui è ito il bando che chi vuole denari o a piedi o a cavallo venga che toccherà denari. Non avrei creduto che si facessi tanti denari in uno tratto come si è fatto. Se vedessi questi soldati quanto volentieri li aspettano, ve ne faresti meraviglia. E tutti sono i più lance spezzate. E fra gli altri, Marco Zampontremoli ha mandato non so dove 300 uomini da stare alla tavola rotonda. E così Acomo Corso per 300 ha mandato il vitellotto. Sicché state di buona voglia, che siamo tutti uniti bene insieme. Questa volta abbiamo a spargere la fama nostra buona mediante Gesù. Santo Stefano e tutte le altre case, San Lazzaro, ogni cosa è in testa. Che fanno come leoni questi soldati. E i grani s'attendono a recare dentro con gran furia, che sono oramai la maggior parte dentro e così le tave. Neanche aria, noi siamo tutti, e vostri e miei, sani, se la Dio grazia. Il nostro maestro Antonio Miniatore abbiamo oggi sotterrato che gli è caduta la gocciola. È Stisi, 16 giugno 1501. Se non venissero così tosto i francesi, avrei avuto molto caro una buona corazza. Vedremo quello faranno. Iddio ci aiuti. Vostro prete Domenico. Io ho mandato a Lorenzo la sua targa e se gli ho fatto intendere come se siete assente di qui. E come Ruberto gli serva la corazza che lui vuole. E fatto intendere qualche cosa del fatto nostro, che molto n'ha desiderio, secondo che lui scrive. Il vostro messer Michelagnolo questa mattina ha fatto una bella predica in Duomo e così dice fare la mattina del Corpus Domini. E più qui è venuto uno questa notte da Vitellozzo a pronunciarci e confortarci che noi non dubitiamo che al dì del Corpo di Cristo debba ogni modo rompere guerra a fiorentini. E la prima cosa che farà, tutti i grani metterà a fuoco e darà il guasto. E che noi siamo forti, che queste non sono genti per pigliarci. E che lui farà tale guerra che avranno tanto che pensare che guai a loro. E questa sera o domani ci manda il primo ingegneri dell'Italia e quattro caporali dei primi che aveva Paolo Vitelli. E se altro accade che si mandi un uomo apposta che è pronto a fare ogni cosa. E così ha mandato il tozzo che già stava con Piero de' Medici. Qui una apposta che se noi lo vogliamo condurre qui e far fare la pace con Romeo e Grigia, 200 buoni uomini colui menerà, pagati per 2 mesi. Intenderete quello seguirà. Iddio n'aiuti. Nobili Viro, Domino Ieronimo Ronciono, Maiori Meo Onorando, Genue. In casa, Messer Davide Lomellino. Nove di bastonano per ributtare con ignominia grande di franciosi, gente oltremontane, terror dell'Italia a soldo fiorentino. Sicché Pisa si ura dagli inimici sui vanto ma fosse prima, ma di 31 agosto di questo 1501 i signori pisani riesono di parte giappo fiorentino. E come topi d'oggi ripaiono spaventati e vorrebbero le ose pigliare qualche taglio, è il tempo di riposo a tanti affanni. E tremano le scorregge del popolo e scappano ogni notte con le robe figliose. Ma il popolo di Pisa non lasceranno la guerra e la ferocia usata nelle armi volgeranno in ferocia contro i cittadini traditori. Sangue ferocia, feroce sangue come a punta a sacco. Dove nostri si dette la parte, i fiorentini ne presero 50 vastre e furono tutti tagliati a pezzi e poi sparati per trovare loro denari inghiottiti. Sangue feroce sangue come asciano, dove i malostri si vollero arrendere, a quelli presi il capitan nemico fece tagliare le mani, a chi il naso a chi l'orecchio, così in Pisa li rimandò. Sangue feroce sangue come a di passati, dove il popolo nostro prese 8 fiorentini a Sansovino e li strazziamo, in ferocchia tagliamo loro le nature in bocca.